conosco Giusy e Sara. Non fanno che parlare di questo libro. Come se per star bene con un uomo basti un buon orgasmo. Ehi, ci sei? Ehi, scusa, stavo rivedendo alcuni conti. Anche Luigi sta per chiudere, mi deve pagare la fornitura di 3 mesi fa. Speriamo bene. Vedrai che le cose si rimetteranno. Poi stavo parlando di orgasmi. Te parli troppo. Ecco, vieni. Chiacchierona. Su Radio Onda Stereo, in studio Sara Sanna, il leader dell'UDV Antonio Di Pietro ha partecipato stamani a... Amore, il caffè! ...candidati di elettori di Rivoluzione Civile. Eccomi. ...attesi nell'isola, anche a Bersaglio di 14... In bocca al lupo per la riunione, bel figo. Crepi. Senti, ce la faresti a farmi un favore? Amore, sai come vanno ste riunioni? Ci sarebbe da ritirare la farmacia di Piazza Baldi con le creme che avevo ordinato. Non so se ce la faccio, capiscimi. Vabbè, comunque io ho lasciato dei soldi sul cassettone, se ce la fai è bene. Va bene, ci provo. Quelle creme sono il segreto della tua sensualità. Altro che le sfumature di grigio. Scemo. Vado, te lo faccio tardi. Ciao. Torna presto, Christian Grey. Non ti preoccupare, fa con calma. Ho una sorpresina per te. Una sorpresina. Una sorpresina. E che sorpresina mi ha fatto l'amore mio? Eccola qui la mia massaia. No amore, dai, ti prego, massaia no. Ti sembro così grassa. Perché ti sembro così miope? Anche se può darsi che tra qualche tempo sarò un po' più cicciona. Sì, certo. Magari fra 30 anni. Mm? Facciamo 9 mesi. Sì. Non si vede ancora niente. Si vedrà, non ti preoccupare. Com'era Antonella quando era incinta? Smettila di paragonarti sempre a lei, mamma mia. Ti ho fatto solo una domanda, eh. Grassa era. Del resto, Filippo, quando è nato, pesava 4,2 kg. Grassa. Tra l'altro stasera torno un po' più tardi perché passo da ripargli gli alimenti, eh? Ancora? Ma falle un bonifico, no?
E dai, almeno approfitto per vedere Filippo. Fra un po' quel bambino neanche mi riconosce più, eh? Senti, ho preso i soldi che erano sul comodino finché non mi pagano. I soldi di mia madre per quella stronza? Per mio figlio? E nostro figlio? Senti, quella non fa altro che succhiarti i soldi. Adesso basta, adesso non siamo più solo io e te, ma lo capisci o no? Adesso vado e glielo dico io, visto che tu non c'hai le palle. Io non ne posso più. Valeria, calmati! Ma io non mi calmo per un cazzo. Fai tutte le tue belle idee della casa più grande, di aprire un negozio, della pubblicità sui giornali. Oh, ma la vedi la televisione? Li leggi i giornali? Io mi faccio un culo così 24 ore al giorno per raccogliere le briciole e andare avanti. Eh? Le banche non concedono più i fidi, le imprese non pagano i fornitori, le aziende chiudono. Valeria, ci vuole pazienza. O vuoi vedermi con un nodo al collo, eh? Come tanti. Quelli non hanno le palle, non io. Cresci una buona volta, Valeria. Cosa ci fai qui? Io e Valeria abbiamo più cose in comune di quanto pensassimo. Valeria, non credere una parola di quello che questa psicopatica ti è venuta a dire. Oh, pezzo di stronzo! Sono 5 mesi che non mi paghi gli alimenti. Potrei mandarti in galera per questo, lo sai? Tuo figlio cresceva ancora in giro con le scarpe dell'anno scorso. Dai, dimmi, cosa devo fare? Devo fare anche la puttana per arrivare a fine mese? Eh? Diglielo a Valeria come usi i suoi soldi, come li spendi. Diglielo, che uomo di merda che sei. Vattene. Vattene. Sì, me ne vado. Non ti preoccupare, ma ricordati una cosa. Non finisce qui. Tu, Filippo, non lo vedrai mai più. Amore, ascolta. Ehi, ehi, ehi. Ascoltami. Perché? Cosa? Mi hai rubato tutto. No.
Vattene. Te ne devi andare, vattene. Te ne devi andare, vattene! Il gioco è finito.